Salve a tutti e ben ritrovati come sempre dal vostro Joe. Siamo sempre su Final Fantasy VII Ever Crisis e mi dispiace non aver fatto uscire i video subito, ma purtroppo la mia mattinata è stata abbastanza densa di contenuto, se così si può dire, quindi vedrete probabilmente tutti i video di Ever Crisis durante il pomeriggio. Per quanto riguarderà invece il Ranking Dungeon, è probabile, anzi è molto probabile, che vedrete il tutto direttamente domani. Quindi il percorso il percorso con il boss normale, il percorso col super boss, eccetera, eccetera, farò tutto domani. Cercherò invece di fare subito la mappa, in modo tale da poterla condividere sia su Discord che anche poi... Ovviamente quando farò il video nello specifico, quindi potrete poi consultare meglio tutta la mappa, come faccio solitamente, quindi la troverete. Mentre invece andiamo a vedere un attimo le novità, andiamo a vedere che cosa abbiamo adesso all'interno del gioco, partendo dal Ranking Dungeon. Ranking Dungeon che abbiamo già visto praticamente l'altro giorno, dove fondamentalmente l'elemento specifico, comunque l'elemento a cui possiamo attingere vantaggio è il fuoco. E questo Sahajin messo così non è tanto bello, bisognerà vedere poi chi saranno ovviamente il boss normale, il super boss, eccetera eccetera. Il fuoco è efficace e anche utilizzare chi riduce difesa fisica e difesa magica e anche ovviamente la resistenza a fuoco. Ok. Tips for Conquest 2. Defeating boss. Va bene. Ok, qui non utilizzare troppi oggetti. Va bene. Va bene, poi ovviamente la funzionalità speed non può essere utilizzata qui durante le battaglie, eccetera, eccetera. Bene, Ranking Dungeon che già sappiamo come funziona e sappiamo ovviamente come tecnicamente gestire. L'evento dei Turks, invece. Evento dei Turks che è anch'esso presente all'interno del gioco. Ovviamente al solito dovremo ottenere i Victory Draw Tickets per poi pullare all'interno dell'evento stesso e ottenere i premi tramite jackpot, che in questo caso abbiamo il guanto di Tifa, eccolo qua, dove praticamente abbiamo 360% di danno non elementale magico e riduzione della difesa fisica, quindi riduzione di una tacca per quanto riguarda la difesa fisica, però buonissima la Refined Ability perché boosta l'attacco fisico. Non è male, dobbiamo vedere cosa boosta come secondaria, se attacco fisico, magari difesa, potrebbe essere interessante avere una roba del genere. Ora infatti l'andremo a vedere poi. Banner con gemme rosse, quindi gemme a pagamento, dove si possono ottenere armi di Red e Barrett, almeno una garantita ovviamente per ogni pull, 1500 Red Crystal per ogni pullata. Questo è un banner buono, soprattutto se si vuole appunto far crescere tramite il banner in featured dell'evento dei Turks, ovvero Barrett con Red, che riceve ovviamente Barrett protagonista di questo evento, che riceve sia la skin ma soprattutto riceve l'arma. Quindi andiamo a vedere un attimo, eccolo qua, le nuove armi. Electro Cannon, dove appunto abbiamo 540% di danno magico di tipo tuono a tutti quanti i nemici, tra l'altro riduce l'attacco fisico e quando gli HP del caster sono più del 50% anche l'attacco magico. Non è affatto male in realtà. L'arma non è male. È praticamente una riduzione attacco fisico, attacco magico insieme. E non è male. Non è affatto male l'arma di Barrett, a dirla tutta. Non è affatto male, è un'ottima arma. Che però ovviamente potremo recuperare successivamente. Voi sapete benissimo che per me Barrett comunque sia non ha la funzionalità da DPS. Per me non è un DPS Barrett.
Però comunque quest'arma come funzionalità, per come lo posso anche giocare io, come appunto come supporto, come debuffer, eccetera, eccetera, non è un'arma malvagia. Non è un'arma malvagia, è un po' come. È un po' come l'arma di Sephiroth di Kuja, fondamentalmente parlando. Quindi, cioè, è comunque un'arma che si può utilizzare in tantissime occasioni. Mentre invece per quanto riguarda Red abbiamo il Growing Ivy, dove appunto abbiamo il 420% di danno non elementale a un single enemy, però con 3 barre ATB. E inoltre riduce la difesa al ghiaccio e al fuoco. Quindi riduzione di resistenza fisica. Cioè, scusatemi, riduzione fuoco e riduzione ghiaccio a solo 3 barre ATB, che non è male. Tra l'altro 420% di danno non elementale fisico, che non dispiace. Le armi di per sé non sono brutte, però credo che si potrebbero anche tranquillamente recuperare più in là. Mentre invece poi abbiamo il nuovo vestito di Barrett, dove abbiamo boost HP e un nuovo boost, l'Indomitable Soul, dove appunto abbiamo un boost di attacco fisico e magico e anche un potenziamento di difesa fisica e magica. Interessante questo nuovo potenziamento. Cioè, praticamente boosta tutto fondamentalmente, HP, attacco fisico, attacco magico, cioè non è male, anche il costume non è male. E poi ovviamente la nuova Refined Ability, l'Indomable Soul, ovviamente, che aumenta tutto. Poi vabbè, il funzionamento della wishlist, le stamp card, i nuovi pacchetti che sono stati inseriti all'interno dello shop, eccetera eccetera. E non credo che ci siano altre novità. A questo punto andiamo a vedere un attimo invece, volevo vedere appunto l'arma di Tifa. Allora, questo ovviamente è l'evento dei Turks. Sì, sappiamo benissimo come funziona. Volevo vedere le Refined di Tifa. Ah, attacco fisico e ability boost. Attacco fisico e ability boost. Non è affatto male l'arma. Quest'arma free to play. Non è affatto male. Non è affatto male. Buona, assolutamente buona. Mentre invece volevo andare a vedere anche un attimo le armi di Red e di Barrett. Allora, attacco magico e boost magic ability potencies. Questa è un'altra arma ottima tecnicamente per, diciamo, per Sephiroth o comunque per qualsiasi personaggio magico non elementale. Sigil boost col cerchio, va bene. E invece Red. Boost attacco magico fisico e boost ability, proprio generale. Fire Ability Potency 30%. Vedi, lui ha praticamente la possibilità di fare più danno ghiaccio e fuoco, perché giustamente riduce gli elementi. Questa con la skin che si prendeva tempo fa potrebbe essere interessante come combo. Va bene, ok, niente, volevo soltanto vedere un po' com'era la situazione. Va bene, allora direi che comunque gli eventi ci sono, la roba da fare per il momento c'è, quindi possiamo concentrarci e possiamo dedicarci a fare tutto quello che c'è da fare ovviamente all'interno del gioco. Farò il video a parte dove parleremo di Barrett e di Red, non c'è molto da dire, però farò un video a parte proprio per esprimere, diciamo, il mio giudizio complessivo sul banner e sui personaggi in sé. Detto ciò, io al solito vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e ovviamente buona fortuna per il ranking dungeon, e io il prima possibile cercherò di farvi avere tutto il mio materiale. Alla prossima, bye bye!